Allestite questo presepe da oltre 20 anni, ma all'inizio non si trovava qui. Si trovava nella chiesetta di Piazzolo e l'abbiamo costruito, cioè l'ideatore è stato mio fratello Lorenzo e con Giuseppe e che ci ha aiutati i due fratelli Bigoni e con il papà che abitano all'Aglio. E per un po' di tempo, per 10 anni, l'abbiamo costruito lassù, però per vari motivi nella chiesetta non era più possibile costruirlo. Allora l'anno che si è ammalato mio fratello Lorenzo l'ha voluto vedere ancora una volta e domandando a Don Guglielmo ci ha lasciato il posto qua e l'abbiamo costruito. Lo facciamo tutti gli anni, ecco. Tutto è nato da un presepe che è arrivato molti anni fa dalle Filippine. Che è andato giù a fare volontariato mio fratello e con loro a Sagrestano che c'era su Piero Fornoni e ha fatto fare una capanna che adesso è tuttora ancora su nella chiesetta di Piazzolo. Hanno costruito, è nato con quelle statue lì e con quella capanna lì. Poi ha coinvolto i due fratelli Bigoni che erano molto appassionati di presepi, in quanto collaboravano con la costruzione anche del presepio di Laglio, e abbiamo incominciato a costruirle così e siamo ingranditi fino a quando è arrivato questo. Ricordiamo dunque che cosa rappresenta il presepe che ha allestito qui. Rappresenta la frazione di Piazzolo, con le case, varie vie, cioè la strada centrale che c'è, poco d'altro, è la chiesetta. E poi quelli da parte sono dei presepi che abbiamo portato, siccome abbiamo fatto volontariato in vari, almeno mio fratello, in vari paesi del mondo, sia Filippine, sia Brasile, sia che Perù, che Ecuador. E l'abbiamo portato di là, abbiamo fatto un ricordo per via di missioni e così. Ricordiamo che raccogliete anche delle offerte che poi a chi verranno destinate. Le offerte le abbiamo sempre destinate ai vari missionari, sia un anno anche per l'asilo, un anno per quando hanno rimodernato, cioè hanno rifatto San Pietro e poi per i vari missionari. Quest'anno è per la Suor Bigoni che lavora in Algeria, che sarebbe la zia dei due ragazzi che ci hanno aiutato a costruire Piazzolo in miniatura. Nel presepe avete voluto mettere anche quattro edifici particolari, diciamo, di Ardesio. Quali sono? L'architetto Guido Fornoni mi aveva chiesto mettiamo qualche cosa anche di Ardesio. E allora una cosa all'anno ho messo da San Pietro, la parrocchiale che è San Giorgio, il santuario e la rocca della ca famosa di Battistunè, che è qui di dietro il castello. E così ho fatto un coso all'anno, ogni 2 anni ho costruito cose e le ho messe dentro, per rappresentare anche un po' di cose di Ardesio. Già che è venuto qua a costruire qua nella casa del Pellegrino, ho messo dentro un po' di quelli lì, ecco, tutto lì. Come ha fatto a realizzarli? Ma l'Arezzare c'è dentro un po' di tutto. Quello che mi veniva in mente, che guardavo, che mi piaceva, che vedevo. Come per esempio un pezzo di tubo tagliando in mezzo e mi escono nei canali, ho fatto tutte quelle cose lì, un po' di cartone, un po' di compensato, un po' di vetrini, un po' per fare il tetto in cartone rovesciato, tutto lì. Quanto lavoro? Ma per fare di uno ci sono dentro le due chiese un anno e mezzo.